Questo è quello che è successo. In 6 mesi hanno desertificato qualsiasi riforma innovativa fosse stata fatta prima. L'apoteosi l'abbiamo vissuta quest'estate quando è arrivata la Vispa Teresa, la Cartabia, una che non distingue un tribunale da un fonno, da un tostapane, non ha mai visto un processo in vita sua, aveva una relazione che lei stessa aveva commissionato, firmata dall'ex presidente della Consulta come lei, Lattanzi, che dice che le corti d'appello hanno una media di processi arretrati per 2 anni. Questo dice la relazione introduttiva. Lei, genio migliore, mica come quel pirla di Bonafede, no, questo è un genio assoluto, ha deciso di ammazzare i processi d'appello se durano più di 2 anni dal momento in cui viene depositata la sentenza di primo grado. Ma se nella relazione c'è scritto che le corti d'appello hanno 2 anni di arretrato, ovviamente, come è noto, i nuovi processi vanno in coda rispetto ai processi arretrati. Ma se l'arretrato è 2 anni e tu stabilisci che i nuovi processi muoiono dopo 2 anni e tu li ammazzi tutti i processi di appello, cioè era una riforma che avrebbe sterminato quasi il 100% dei processi d'appello, a parte quei pochissimi processi d'appello fatti ai marocchini che hanno l'avvocato d'ufficio, praticamente non sono difesi o quasi, e che quindi si riescono a fare per direttissima in qualche ora o in qualche minuto. Per il resto, tutti i processi azzerati. Io mi ricordo, mandai ad alcune persone di cui mi fido, tra cui Davigo, questo testo, gli dissi: a me sembra un abominio. Davigo mi rispose: no, è uno scherzo. Dice: non è possibile, mi hai mandato questo è uno scherzo, non è possibile che questa sia veramente la riforma della giustizia per rendere più brevi i processi. Parte l'assurdità logica di pensare che un processo duri meno se tu scrivi che deve durare di meno. Cioè, se bastava scrivere che i processi d'appello devono durare 2 anni per farli durare 2 anni, perché non ci aveva pensato nessuno prima? Ma soprattutto, perché scrivere 2 anni? Sono tanti 2 anni. Se basta scrivere la durata per ottenerla, scrivi 2 giorni. Processo di primo grado il lunedì e il martedì, il processo d'appello il mercoledì e il giovedì, il processo di Cassazione il venerdì perché dura di meno, è un processo di legittimità, sabato e domenica si va a divertirsi. Hai finito il processo in una settimana, perché mettere 2 anni? Pensate, quando uno li vede da lontano, questi sembrano i migliori, la Cartabia con questa lacca meravigliosa che perfora il buco dell'ozono, più di tutti i fluorocarburi che esistono sulla Terra, eccetera. Uno la vede da lontano, sta Cartabia, la Santa Marta, poi uno la vede da vicino, non capisce una mazza. Io intervistavo, Gratteri diceva, sono matti, Davigo è uno scherzo, ma naturalmente finché lo scrivevamo noi, eravamo noi i matti. Poi a un certo punto è arrivata l'Associazione Nazionale Magistrati, poi è arrivato il Consiglio Superiore della Magistratura, poi il Procuratore Nazionale Antimafia, l'uomo più moderato del mondo, Cafiero De Rao. Dico, ma prenderanno in considerazione? Niente, ha dovuto Conte minacciare il ritiro della delegazione, altrimenti passava la porcheria che tutti i processi morivano. Quando gli abbiamo detto, scusate, ma lo sapete che ci sono anche i processi di mafia, come fate a fare i processi di mafia in 2 anni dopo i 2 anni di arretrato? Risposta della Cartabia: i processi di mafia non c'entrano perché l'omicidio non è improcedibile. La Cartabia è convinta che i processi di mafia siano di omicidio, cioè è convinta che la mafia come principale attività abbia l'omicidio e la strage. Notoriamente la mafia ammazza soltanto quando è alla disperazione. I processi di mafia sono processi di estorsione, traffico di droga, traffico d'armi, altri traffici illeciti e poi corruzioni, turbative d'aste, subappalti truccati, eccetera. Questi sono riciclaggio, frodi fiscali, nero, questi sono i processi di mafia. Erano tutti improcedibili. Lei è andata in Parlamento, non possiamo neanche dire che abbia mentito, non sa quello che dice. E fa il ministro della giustizia dei migliori.
Basta, non vi ammorbo più. Chiudo con due citazioni per dirvi quanto è lontana la realtà rispetto a come viene rappresentata e quindi quanto è difficile far capire alla gente in che mani siamo da quando ci hanno detto che sono le mani dei migliori. Io penso sempre a Montanelli che fa la campagna contro Enrico Mattei e contro il Presidente della Repubblica Gronchi. E poi leggo. Nella sala dei busti di Montecitorio, attigua a quella dove Draghi tiene le sue udienze, al suo passaggio perfino Enrico De Nicola e Alcide De Gasperi si guardano e sembrano sorridere. Francesco Bei, Repubblica. Cingolani è soprattutto un uomo di grandi progetti, con lo spirito di Giasone, l'eroe che guidava gli Argonauti. Cingolani è il premio Attila, che sta incredibilmente alla transizione ecologica, perché Grillo in una delle sue famose visioni l'ha scambiato per un grillino e anche per un ambientalista. Renato Farina, alias Betulla. Draghi lascia i giornalisti fuori dalla porta, giusto così. Cioè, cosa c'è? Ma è come umano lei, no? È Fantozzi. Cioè, un giornalista, no? Sa che il Presidente del Consiglio lascia i giornalisti fuori dalla porta e dice, bravo, picchiami ancora che mi piace. Questa è l'agenzia ANSA. Il macellaio di Draghi ama cucinarsi da solo il brasato, cioè è l'ANSA che intervista il macellaio di Draghi per fargli dire che ama cucinarsi da solo il brasato. L'altro giorno, è il brasato migliore naturalmente, chi potrebbe permettersene uno meglio? L'altro giorno mentre crocifiggevano Di Maio perché era in spiaggia, mentre invece se andava in albergo e non si faceva fotografare o andava alla Farnesina, tagliava la strada ai talebani e gli impediva la riconquista di Kabul, notoriamente, no? È stato tutto lì, è stato un attimo. Se Di Maio stava alla Farnesina invece di stare in spiaggia, i talebani col cazzo che tornavano a Kabul, no? Era tutto perfetto. Sapete dov'era Draghi? Voi direte, sarà stato al telefono da Palazzo Chigi con tutte le task force? No. Era dal macellaio, ma a Città della Pieve. Non vi sarà sfuggito che tutti i giornali hanno detto che era dal macellaio come tutte le persone normali, nonostante che sia un migliore, eh? E soprattutto che al macellaio aveva chiesto dei consigli per la carne da comprare. Ed è strano, è tipico dei migliori, no? Perché i peggiori di solito entrano dal macellaio e chiedono, non so, il pieno di benzina, un ombrello, un autoradio, così fanno, no? Invece lui ha chiesto proprio della carne dal macellaio. Questo è Recalcati. Draghi si profila come l'erede di Berlinguer. Pensate, povero Berlinguer, si rotolerà come una trottola nella tomba. Il tempo. Mario Draghi non molla mai, neanche per andare in bagno. Pensate. Non minge. Trattiene. Questo spiega forse questo sorriso un po' da Joker, no? È un sorriso di trattenimento. Poi quando evacua. È una prostata migliore, potremmo definire. A tenuta stagna. Il giornale. Nessuno qui a Città della Pieve lo considera un superuomo o un santo. È uno qualunque, spiega il giornalaio, al quale chiede sempre i giornali, non la carne o le uova. Al bar, in piazzetta, si siede sempre vicino alle piante per non farsi riconoscere. Assume un colorito verdastro, come i ramarri, e si confonde con le foglie, per cui uno passa e dice, chi è Draghi? No, è una foglia.
Del resto avete visto quest'estate, no? Mica l'hanno vinto i Maneskin, l'Euro Festival, ha vinto lui. Le medaglie d'oro tutte sue. Gli europei di calcio, lui, i rigori li ha tirati e li ha parati lui. C'era quella frase di Osho bellissima, diceva Donnarumma, due punti virgolette, è stato Draghi a dirmi da che parte buttarmi. È una cosa incredibile, quest'estate tutti scrivevano che avevamo vinto gli europei, l'Eurofestival, l'Eurocoso, eccetera, tutto per merito suo. Questo è la cronaca di Repubblica, e poi ho finito veramente, questo è veramente il finale. La cronaca di Repubblica sul ritorno di Draghi a Città della Pieve all'antivigilia di Pasqua. Città della Pieve è la Betlemme dei migliori, no? Draghi a Città della Pieve, il premier torna a essere Mario, tra virgolette, nel weekend di Pasqua. Chissà come si chiamava prima, no? Beh, nel weekend di Pasqua torna a essere Mario, negli altri giorni Ugo, Gianni, così. Weekend di Pasqua, Mario. Esatto, sicuro. La scorta, voi non ci crederete, è posizionata davanti alla casa di Draghi. Metterla dietro pareva inutile, no? Perché se arrivano i terroristi da davanti e la scorta sta dietro, quindi stava davanti, e questo naturalmente rassicura, una scorta migliore. Si è presentato ieri sera al cancello della sua villa a mezzogiorno e mezzo. Ieri sera a mezzogiorno e mezzo, vedete i miracoli, praticamente lì fa sera già a mezzogiorno e mezzo, è una cosa, un fenomeno unico, solo quando lui si presenta però. Aveva un sorriso benedicente sul volto e la mano sinistra levata per salutare la scorta che stava davanti. Stava dietro, non poteva salutarla. Adagiato sul sedile del passeggero di un'utilitaria Fiat, un altro sarebbe seduto, no, ma lui invece è adagiato. Lo stendono. In paese non parlano d'altro, ovviamente. Davanti a una tazzina fumante al caffè degli artisti raccontano che mangerà torta al formaggio. I segnali della presenza del professore, come lo chiamano all'ombra del campanile del Duomo dei Santi Gervasio e Protasio, si erano iniziati ad avvertire già nei giorni scorsi. Cioè lì quando lui arriva, già nei giorni precedenti, ci sono dei segnali premonitori, no? Sotto il campanile di Santi Gervasio e Protasio. Come si manifestano questi segnali? Con un intensificarsi dei movimenti attorno alla proprietà. C'è gente che si muove tutta col ballo di San Vito proprio. Nel pomeriggio le imposte erano aperte e la sera, a differenza delle scorse settimane, era tutto illuminato a giorno, e per forza fa sera già a mezzogiorno, quindi è tutto relativo, no? Un commerciante sussurra, ma chiede di non comparire perché sta per rivelare un segreto di Stato, ovviamente. La signora Serenella è passata a fare la spesa alla Conad e insieme al marito ha fatto la fila come tutti gli altri. Ecco, uno pensava che i coniugi Draghi irrompessero alla Conad col macete proprio, facendo strage degli altri avventori per guadagnare immediatamente la cassa e scavalcare, no? Invece no, proprio fanno la fila come tutti gli altri. E questo lo rivela un commerciante che chiede l'anonimato, naturalmente, perché è una notizia compromettente. A volte il divo quasi normale in maglietta blu cobalto, che sarebbe sempre Draghi Mario, va in farmacia. E lì è tutta gente sveglissima, sentite. Si scambia un'occhiata e si domanda, ma era lui? Quindi evidentemente lui entra in farmacia camuffato, con passamontagna, con una calza di nylon, con non so cosa abbia in testa, con dei baffi finti. Sta di fatto che ogni volta che entra in farmacia la stessa, non lo riconoscono.
Però poi, furbi, cosa fanno? Scrutano la firma sullo scontrino della carta di credito, la stessa dell'allora presidente della BCE impressa su una qualsiasi banconota da 10 euro. E allora sì che lo riconoscono. Non c'è dubbio, è lui. Ugo, no, Mario naturalmente. Va bene, vi ho ammorbati abbastanza. Viva i migliori, grazie.